matematicamente si possono ottenere 90 miliardi di euro sulla base degli iniziali 10 miliardi. In altre parole, per ogni deposito che viene creato nel sistema bancario, una somma di denaro circa 9 volte superiore può essere creata dal nulla. Ora, dato che sappiamo come viene creata la moneta attraverso il sistema a riserva frazionaria, una domanda logica dovrebbe venirci in mente. Cosa dà vero valore a questa moneta? La risposta è il denaro che già esiste. La nuova moneta essenzialmente succhia valore alla base monetaria esistente. Ad ogni incremento di moneta complessiva in circolazione corrisponde un incremento della domanda di beni e servizi e per la legge della domanda si ottiene l'equilibrio. I prezzi aumentano, riducendo il potere di acquisto di tutta la moneta complessivamente in circolazione. Questa viene generalmente chiamata inflazione. E l'inflazione è praticamente una tassa collettiva nascosta. Stampano soldi e prestano. Stampano e prestano. Noi non riusciamo più a percepire cos'è la verità. Non sappiamo se una medicina ci fa bene o male, se una notizia è vera o falsa. Non sappiamo cos'è un debito e non sappiamo più cos'è un credito. Nelle banche non c'è più niente. Non ci sono neanche i vostri risparmi. Oggi i soldi nascono dal nulla creati dalle banche. Bip, con un computer, 1.000 miliardi in Messico, il Messico bancarotta. Bip, 1.000 miliardi in Thailandia, bancarotta. Corea, bancarotta. Indonesia, si mangiano le rupie. Jugoslavia, c'è un'inflazione come nel 30 in Germania, che andavano a comprare le sigarette con la carriola. Arrivano con la carriola. Può succedere domani mattina qui. Qui può succedere, domani mattina. Risolvere il problema dell'inflazione? Non si può. L'espansione monetaria del sistema riserva frazionaria è intrinsecamente inflazionistica. Attraverso l'espansione della base monetaria, senza che ci sia un proporzionale incremento di beni e servizi, si riuscirà sempre a far diminuire il potere d'acquisto. Tralasciando i dati falsati forniti dall'Istat, osserviamo che dal 1999 al 2007 il potere d'acquisto dell'euro si è dimezzato. Se non fosse sufficiente la vostra esperienza personale, abbiamo realizzato un grafico prendendo in considerazione 9 materie prime: grano, mais, carne, benzina, gasolio, gas, cotone, rame, oro. L'euro ha perso il 50% del suo valore in 8 anni. I prezzi sono saliti con una media di quasi l'8% annua. Le banche la chiamano inflazione, quasi fosse un evento naturale. Noi la vediamo per quello che è: la programmatica svalutazione del nostro denaro da parte di banche che emettono ulteriore denaro in circolazione, rendendoci di fatto più poveri. Sembrerebbe assurdo ed antieconomico, ma tutto diventa logico considerando che quando una banca stampa moneta, in realtà emette un debito del quale resta creditrice. Poiché l'unico modo per creare moneta è attraverso un prestito, nel nostro sistema il denaro e il debito sono la stessa cosa. Il denaro è un debito. Sommando tutti i debiti pubblici e privati, si giunge ad una conclusione sconvolgente. Se tutti nella nazione fossimo in grado di estinguere i nostri debiti, governo compreso, non rimarrebbe alcun euro in circolazione. Sinora abbiamo discusso del fatto che il denaro viene creato dal debito, attraverso prestiti. Questi prestiti si basano sulle riserve bancarie e queste dipendono dai depositi. E attraverso questo sistema della riserva frazionaria, ciascun deposito può creare per 9 volte il suo originale valore, determinando una perdita del potere di acquisto della moneta esistente, con conseguente aumento dei prezzi. E dato che tutta questa moneta viene creata attraverso il debito e circola in modo casuale attraverso il commercio, gli individui vengono scollegati dal loro debito iniziale e si crea uno stato di squilibrio in cui la gente è costretta a competere per lavorare al fine di ottenere abbastanza denaro dalla base monetaria per coprire il costo della vita. A differenza di quanto può sembrare, c'è ancora un elemento mancante in questa equazione. Ed è questo elemento che rivela la vera natura fraudolenta del sistema stesso. L'applicazione di un interesse. Quando il governo prende in prestito denaro, o una persona prende prestiti dalla banca, il prestito va restituito insieme ad un interesse. In altre parole,
tutti gli euro in circolazione sono destinati a tornare nella banca che li ha prestati, assieme all'interesse. Fate attenzione, le banche creano denaro e lo prestano, ma in nessun modo creano il denaro chiesto per pagare gli interessi. Visto in un quadro globale, le banche hanno creato dal nulla un certo capitale, capitale che altro non è che la totalità del denaro in circolazione. Lo hanno dato in prestito, per poi attendere che quel capitale fosse restituito maggiorato dagli interessi. Ma allora, dov'è il denaro che serve a coprire tutti gli interessi sul capitale? Da nessuna parte. Non esiste. Le implicazioni di tutto ciò sono sconvolgenti. L'ammontare del denaro che deve essere restituito alle banche eccederà sempre la quantità del denaro in circolazione. Questo è il motivo per cui l'inflazione è una costante in economia, in quanto c'è sempre bisogno di nuovo denaro per consentire la copertura del deficit insito nel sistema, causato dal bisogno di pagare gli interessi. Questo significa che matematicamente le insolvenze e i fallimenti fanno parte del sistema e ci saranno sempre elementi poveri della società che rimarranno con il cerino acceso in mano. Qualcuno, per forza di cose, deve rimanere a bocca asciutta. Con quale risultato? Le proprietà degli individui si trasferiscono alle banche, in quanto se tu non sei in grado di pagare il tuo mutuo, si prenderanno la tua casa. Questo fa ancor più indignare se ci si rende conto non solo che tali insolvenze sono inevitabili a causa della pratica della riserva frazionaria, ma anche perché il totale di denaro che la banca ci chiede non è neanche mai stato stampato. In Italia, il nome attribuito a questo fenomeno è signoraggio bancario. Purtroppo non siamo qui a parlare di una teoria, ma stiamo esponendo i fatti per quello che sono. È possibile che nessuno abbia mai tentato di risolvere o far luce su questo problema. Nel 1994 il professor Giacinto Auriti, docente di diritto, denunciò la Banca d'Italia, Carlo Azeglio Ciampi, all'epoca governatore della stessa, e in seguito Antonio Fazio, successore di Ciampi nella medesima carica, esponendo la pratica del signoraggio alla Corte che, non potendo negare la veridicità dei fatti, ha potuto solo constatare che di reato non si trattasse, semplicemente in quanto consuetudine. In altre parole, truffa o no, si può fare perché si è sempre fatto così. Come a dire che se commetti uno stupro, commetti un reato, se gli stupri sono 1000, esercita una consuetudine e tutto va bene. Allora, questo professor Auriti cosa diceva? Andava dalla banca, adesso la banca centrale, dice: ogni volta che la banca centrale emette, stampa dei soldi, non avendo una copertura, stampa della carta. E dice un principio di giurisprudenza straordinaria. Chi è? Di chi è? Di chi sono i soldi? Se è un pezzo di carta che non ha nessuna copertura in oro, c'è scritto 500 euro, ma di valore intrinseco non ne ha. Il prezzo della stampa è il prezzo della carta. Chi dà un valore di 500 euro? Siamo io e te che accettiamo i 500 euro. La gente, le persone che lo prendono, determinano il valore dei soldi. Mi segui? Allora, se i soldi sono i nostri, perché la banca ce li presta? Nessun monetarista ti dà una risposta, perché non c'è risposta, c'è un vuoto di giurisprudenza. È l'incantesimo del monetarismo. Oggi le banche, una volta era la banca centrale che dava moneta, oggi stampa moneta con una banca normalissima, quando ti dà una carta di credito, un libretto degli assegni. Le banche, dentro non c'è più niente nelle banche. Ma questo signoraggio, che scopo ha? È facile dedurre che non siano i soldi ad interessare i signori di questa truffa planetaria. Parliamo comunque di persone che probabilmente non hanno il problema di arricchirsi dal momento che controllano il denaro sin dalla fabbricazione. Un debito, per sua natura, va saldato. E che interesse avrebbero questi signori delle banche a ricevere indietro una montagna di carta senza valore? E se non possiamo pagarlo, cosa ci chiederanno in cambio? Dare delle risposte sarebbe ipotizzare, qui ci vogliamo limitare solo ai fatti. Ma c'è una considerazione logica che accompagna i fatti. Il signoraggio bancario, praticato dalla stragrande maggioranza delle banche del mondo, è in realtà un sistema moderno di schiavitù. Pensateci, cosa fanno le persone quando sono indebitate? Presentano una domanda di lavoro per poter saldare il loro debito.
Ma se il denaro può essere creato solo attraverso prestiti, come può la società essere libera del debito? Non può. E questo è il punto. È la paura di perdere il proprio patrimonio che accompagna la lotta per tenere il passo che il debito e l'inflazione ci impongono essendo cardini del sistema. Tutto questo combinato con l'inevitabile carenza della stessa offerta di moneta per causa di interessi che non potranno mai essere ripagati, ci rende schiavi legati al salario, in linea, come se corressimo su una ruota per criceti, con milioni di altri individui, di fatto potenziando un impero di cui beneficia soltanto un'elite situata in cima alla piramide. E quindi, a fine giornata, per chi stai lavorando veramente? Per le banche. Il denaro viene creato dalle banche e lì deve finire. Loro sono i veri padroni, insieme alle multinazionali che le sostengono e ai governi che lo permettono. Nella vecchia schiavitù era obbligatorio che le persone avessero una casa e del cibo. Questo signoraggio bancario, invece, obbliga le persone a sfamarsi ed aiutarsi da sole. È una delle truffe più ingegnose per la manipolazione sociale che siano mai state create. In ultima analisi, il signoraggio è una guerra invisibile contro il popolo. Esserne a conoscenza è solo il primo passo. Sulla rete potrete trovare migliaia di persone che discutono il problema del signoraggio e le sue possibili soluzioni. Ma facciamo attenzione a chi specula su questo fenomeno. Usiamo la nostra testa. Cerchiamo di fare attente valutazioni ed uno studio serio, senza salire sul primo carro che passa. A tutti noi, buona fortuna. Stampano soldi dal nulla e ce li prestano. Lo Stato dovrebbe stampare i soldi ci servono per lavorare. Lo Stato dovrebbe dire, ce ne sono pochi? Ne stampo un po'. Ce ne sono molti? Ne prendo un po' e ne brucio un po'. Mantengo la circolazione stabile, i prezzi stabili. I soldi servono per tenere i prezzi stabili e per farci lavorare, sono pezzi di carta. Però li stampa un SPA. Però li stampa un SPA.